Ci troviamo sul ponte di San Giovanni delle Navi. Ricostruito nel 1285, questo ponte fungeva da approdo per le imbarcazioni che andavano a Monselice e ad Este. Una volta esisteva una porta simile a quelle tuttora presenti nella nostra città, ma ai giorni nostri è rimasta la splendida dogana, costruita nel 1294. Questa dogana serviva come controllo per le merci che entravano e uscivano all'interno della città. Lungo la riviera sono ancora ben visibili nella facciata i stemmi del comune di Padova e della famiglia Morosini. Ma noi non siamo qui per raccontarvi della storia del posto, ma bensì di un fatto di cronaca successo nel 1240. E Zelino III da Romano, vicario dell'imperatore Federico II di Svevia, incontra Jacopo da Carrara. Da questo momento nasce una furibonda lite, dove il da Carrara ha avuto l'ardire di schiaffeggiare il vicario dell'imperatore. E Zelino III da Romano esiliò immediatamente il da Carrara, da cui radunò il suo esercito e partì alla volta di Agna, dove mise a ferro e fuoco il paese, catturando e incatenando il da Carrara. Fece ritorno a Padova e da qui, al ponte delle Navi, lo decapitò. Le spoglie di Jacopo da Carrara riposano nella chiesetta di San Giovanni delle Navi, nel luogo della sua tragica fine.